Nel corso della manifestazione relativa alla Giornata Nazionale della Sicurezza in Mare sono stati consegnati agli alunni delle quinte classi del plesso Nelson Mandela, diretto da Clizia Nobile, gli attestati di partecipazione al progetto Conoscere il Mare, organizzato dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con il secondo circolo didattico Enrico Solito di Gela. Oggi si conclude il progetto Sicurezza in Mare, che è stato realizzato già per il secondo anno nella nostra scuola con l'aiuto e il grande coinvolgimento del capitano Giuseppe Pace, a cui diamo un forte abbraccio simbolico e un grande ringraziamento per questo lavoro così diciamo realizzato con i ragazzi, un progetto multidisciplinare, un progetto rivolto alla sicurezza del mare, ma parte da lontano, parte con un'ampia panoramica di quello che è un luogo di mare, di quello che è geograficamente il mare, di quello che può essere la capacità da parte dei giovani di sapere gestire la propria vita a mare e quanto rispetto deve avere il mare. È stato un progetto molto interessante, sia per la professionalità profusa appunto dal capitano Giuseppe Pace. Ma non è solo questo, c'è stato un coinvolgimento generale da parte di tutti i ragazzi e degli insegnanti. È stato un progetto, come dicevo, con più aspetti trattati. Infatti c'è stato un discorso geografico, storico, pragmatico, perché è stato anche di tipo laboratoriale. Ai ragazzi sono stati insegnati anche a fare i nodi, è venuto il dottore Migliore e poi abbiamo avuto il piacere di fare andare i ragazzi alla Capitaneria di Porto per fare capire come funziona tutta un'organizzazione rivolta alla sicurezza del mare. Sono uno studente della scuola navale di Gela, sorta 3 anni fa. Questa scuola ci porterà alla conduzione del mezzo navale e quindi a un titolo di allievo ufficiale di coperta. Oggi abbiamo il piacere di partecipare a questa giornata sulla sicurezza in mare offertaci dalla Lega Navale.